Ecco FM News, benvenuti da Martina Bricalli. Partono i lavori, da parte del gestore Linee Lecco, delle opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla riqualificazione dei parcheggi di Via Sassi. Si punta quindi a un miglioramento sia ambientale che viabilistico, andando questo progetto a inserirsi in un punto nodale della città. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione e la creazione di percorsi dedicati ai pedoni, oltre che una razionalizzazione dell'accesso e dell'uscita dei veicoli e della disposizione degli stalli di sosta. Questa sera l'ormai consueto appuntamento con la salita sul campanile di San Nicolò. I volontari del Matitone accompagnano turisti e curiosi su per le scale della seconda torre campanaria più alta d'Italia, raccontando loro curiosità e storie del campanile e del territorio. Per la visita è richiesta la prenotazione. Passiamo agli eventi di questo weekend. Domani sera, la Notte Bianca animerà la città con eventi, musica e cultura. A causa di probabile maltempo, però, la cena in bianco My Secret Dinner, prevista anch'essa per domani sera, è stata spostata a settimana prossima. Gli altri eventi non hanno subito variazioni. Sabato e domenica verrà allestito il grande piano in piazza 20 Settembre, un pianoforte di 6 metri che potrà essere suonato con il corpo. Inoltre, 6 pianoforti saranno posizionati in diversi angoli della città, a disposizione di chiunque le voglia suonare. Sabato 21, invece, il tradizionale pellegrinaggio in bicicletta della casa Don Guanella, che giungerà alla Madonna del Ghisallo. La gita occuperà tutta la giornata, con una messa al santuario in ricordo di tutti gli amici ciclisti defunti e un pranzo alla cascina Don Guanella. Domenica, infine, la presentazione ufficiale della Lecco Calcio, in piazza 20 Settembre alle ore 21, accompagnata da interventi musicali e danze. Chiudiamo con il calcio. Mattia Poletto e David Magonara sono due nuovi giocatori della Calcio Lecco. Il primo, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter per poi passare al Tamai in Serie D. Magonara, anch'egli classe 1999, è invece nato ad Angera e ha militato nelle squadre Primavera di Como e Virtus Entella. Si tratta di un terzino destro dalla buona struttura fisica. Da Martina Bricalli è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News.